Ora esatta, sono le 22. Vi aspettiamo tutti i venerdì sera dalle ore 21.30 qui su Saiuz Web TV in www.saiuzwebradio.net con la nuovissima trasmissione in diretta web TV del Riccio Incazzato con Il Vaso di Pandora, incontro con il Riccio Incazzato ogni venerdì sera dalle ore 21.30 su Saiuz Web TV. Vi piace o amate il rock? Siete dei rockettari? Il rock è tutta la vostra vita! La musica rock vi scorre dentro dandovi un'energia infinita! O magari non siete tutto questo, ma vi piacerebbe saperne qualcosa sulle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con enormi successi? Beh, allora ascoltate The Rock Band History, a cura di e con Gianluca, qui su Saiuz Web Network, cioè su Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV in www.saiuzwebradio.net. The Rock Band History va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con una nuova puntata ogni settimana per ben 4 volte al giorno, praticamente ogni 6 ore, a partire con il primo appuntamento della giornata a mezzanotte, per ritornare alle ore 6 del mattino e poi ancora alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, alle 6 di sera. Quindi a mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18, sempre rigorosamente orari italiani, CET, Set, Central European Time. Divulgate pure e fatelo sapere in giro, anche con il passaparola, ai vostri amici, ai conoscenti, ai parenti, a chiunque voi vogliate e riteniate opportuno. Vi aspettiamo numerosi! Grazie e ciao! Ladies and gentlemen, welcome on Saiuz Web Radio. Sta per iniziare e va ora in onda, come ogni lunedì sera, la diretta web radiofonica con Gianluca ed il grande mitico Saiuz, provvisoriamente i due compari, MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, su Saiuz Web Radio e in Saiuz Web TV nel blog www.saiuzwebradio.net. Cari amici, siete sintonizzati in diretta web radiofonica qui su Saiuz Web Radio. Sono le 22.03, siamo arrivati a questa 20ª puntata della nostra consueta diretta web radiofonica dei lunedì sera. Oggi lunedì 23 luglio 2012, siamo arrivati anche a questa estate focosa che sta avendo anche un momento così di attenuazione almeno qui da noi, e siamo ben felici e contenti di tutto ciò. Quindi un saluto meno sudato del solito va a tutti i nostri cari amici della penisola, specie giù al sud, dove in questo momento soffieranno i venti di Caronte, o la maga Circe fece lei la magia di trasformare gli uomini in quel che sono, ovvero... Bene, cari amici, siamo proprio contenti di essere qui questa sera con voi. Vi ringraziamo ancora una volta per essere all'ascolto di Saiuz Web Radio, meglio Saiuz Web Network, oppure Saiuz Network, per cui abbiamo questa votazione da fare insieme. Raggiungeteci nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net, in cui per l'appunto troverete la votazione per la scelta del nome. Appena aprite il blog www.saiuzwebradio.net, sul lato destro troverete, quindi scegli quale nome dare al network, quindi Saiuz Web Network o Saiuz Network. Non vi voglio indirizzare a votare Saiuz Web Network perché è quello che ho scelto io, quindi fatemi contento, perché
che sto risalendo da... vabbè, e guardate le votazioni poi capirete. E quindi dicevo Science Web Network, perché Science Web Radio, dove ci potrete ascoltare, e Science Web TV sempre in sciencewebradio.net, dove ci potrete benissimo ascoltare sulla Science Web TV, ma naturalmente anche vedere per quanto riguarda anche il palinsesto della Web TV e della trasmissione in diretta dei venerdì sera con il nostro Riccio Incazzato, ogni venerdì alle 21.30, quindi il lunedì con noi, con il sottoscritto Gianluca, il grande e mitico Science, e soprattutto con il grande Luca, il nostro amico che salutiamo. Ciao Luca! Ciao a tutti voi! Carissimo Luca, ormai consolidato anche lui, il terzo compare, o meglio i due compari, cioè io e lui, e ormai Saius, che è la nostra boa, dove noi giriamo come così delle vele al vento, delle navi, imbarcazioni che fanno questa regata, e Saius ci dà la direzione, nonché la rotta. E allora Luca, ancora un bel ritrovato qui con noi, ti ringraziamo per essere ormai nostro compare fisso, degno sostituto mio quando non ci sarò più in questo mondo materiale e virtuale. E come andiamo Luca? Cosa ci racconti? Come stai intanto? Come è passata la settimana? Beh, intanto buonasera a Saius, buonasera a Gianluca, ma soprattutto buonasera a tutti i radioascoltatori. Che devo dire Gianluca? Queste due settimane che siamo mancati è successo di tutto. Basta sognare il telegiornale per dormire. Come? Luca, dai un po' di voce, dai! Oh, si è intromesso Saius! Ed è entrata la boa di Saius! Saius, ti voglio canti, come l'ultima puntata che sei stato anche un po'... Vai Luca, scusami. Allora, no, figuriamoci che non vi sentiamo più. In pratica, ragazzi, in queste ultime due settimane che non ci siamo sentiti è successo di tutto. Basta accendere il telegiornale per capire veramente che non si può neanche più uscire di casa. E sotto ogni punto di vista, nel senso che sia perché dal punto di vista europeo il governo spagnolo, a causa della sua decisione politica, ha scatenato un putiferio, che ci ha travolto tra l'altro, sia perché questa settimana, il 27 luglio, se non erro, partiranno anche le Olimpiadi. Quindi vedremo un pochino su queste attività sportive storiche, di risollevare almeno l'umore di noi europei. Inoltre, mi auguro di sì. Vabbè, speriamo di sì, almeno cerchiamo per un mesetto circa di non pensare a nient'altro, oltre che alle ferie. E poi, come di consueto, in realtà, scusate, questa volta almeno non volevo parlare dei soliti argomenti che tratto nel blog, guardiamoci le spalle.blogspot.com. Ma sì, ho deciso credo di... Credo che ti hai dimenticato il tuo blog, l'indirizzo. Ma infatti io ci tengo sempre a precisare che ho un blog che riscopro... No, ma come l'hai detto così, titubante, titu e poi bante. Allora facciamo... guardiamoci le spalle. Ci ho fatto la battuta sopra! Sì, ma se mi parli sopra, poi dopo la gente non sente che io non capisce il nome del blog e quindi poi non lo trovano. Guardiamoci le spalle.blogspot.it.com. Bravo Saius, ha imparato. E ragazzi, cosa dobbiamo parlare? Di qualsiasi cosa, ma per piacere almeno questa sera parliamo di qualcosa di che sia, come dire, tranquillo, sereno, per lasciare poi l'inizio dell'estate, anzi inizio delle vacanze, in maniera, come dicevo, serena. Cioè, Luca, tu cosa pensi di fare? Sì, e quindi riprendo la parola, appunto vi ho voluto presentare, come di solito non faccio, perché di solito mi dilungo nelle mie lunghe, appunto, presentazioni, non sotto i 6-10 minuti, e quindi questa volta invece ho detto, vabbè, vado al corso, taglio corto, però naturalmente voglio dare un caro saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando per la prima volta, e tutti coloro che anche in queste settimane ho avuto il piacere di incontrare e conoscere in giro, anche nei nostri giri qua che facciamo per vari motivi artistici e non solo, e a cui ho appunto anche consegnato i nostri bigliettini da visita invitandoli a venirci ad ascoltare. Poi citerò anche i locali
dove sono stato e dove gentilmente ci hanno anche permesso di lasciare i nostri bigliettini e che ci contatteranno e che comunque ringraziamo sempre per divulgare Saius Web Radio. Quindi un saluto caro a tutti quelli che ci ascoltano per la prima volta e vi ricordo quindi il nostro blog www.saiuswebradio.net, dove poterci scrivere anche in diretta in questo momento alle 22:10. incredibile, sono già passati 7 minuti dove non ho parlato solo io stavolta, e di appunto scriverci anche in diretta sul blog tramite ancor meglio la nostra chat, che potete vedere appena entrate appunto nel blog www.saiuswebradio.net. sul lato destro prima votate il nome del network, Saius Web Network, possibilmente vi ringrazio, e poi andate un po' più giù e là vicino avrete la chat, questa simpatica chat con cui comunicare con noi in diretta. Se no ci potete sempre scrivere tramite la nostra pagina Facebook, quindi in Facebook ci trovate con il nome Saius Web Radio. Ci potete seguire con Twitter, con il nome @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine in YouTube troverete le cose caricate dal nostro grande mitico Saius, a cui tra poco lascerò la parola, per quanto riguarda Saius Web Radio e Saius Web TV, quindi il Saius Web Network. E ci trovate con il nome Saius Radio, tutto minuscolo, attaccato. Vi ricordo inoltre le nostre email, quindi caselle di posta elettronica a cui scriverci, che sono info@saiuz.com, gianluca@saiuz.com, per chi ovviamente volesse scrivere a me direttamente, e riccio.incazzato@saiuz.com per chi volesse scrivere al nostro Riccio, che cura come sempre l'editoriale e quindi la parte anche così giornalistica, ma non solo, per quanto riguarda i suoi articoli che scrive nel nostro blog, sempre www.saiuswebradio.net, oltre anche per quanto riguarda la trasmissione in cui il nostro Riccio Incazzato con il Vaso di Pandora, Incontro con il Riccio Incazzato, va in onda tutti i venerdì sera alle ore 21:30 sulla Saius Web TV. Ed infine vi ricordo che se volete venire ospiti nella nostra trasmissione in diretta, consueta ormai del lunedì sera, quindi in questa trasmissione con il sottoscritto Gianluca, Luca che avete appena sentito, veniva bene la siciliana, e il grande Saius a cui lascerò la parola, basta semplicemente contattarci tramite il blog o le caselle di posta elettronica, o semplicemente anche scriverci, perché no, in diretta in questo momento, e noi saremo ben lieti di darvi i nostri spazi, naturalmente nella persona del grande Saius, che dà con gran cuore spazio a tutti, sia nel palinsesto della Saius Web Radio che Saius Web TV, ma anche nel blog, che è il www.saiuswebradio.net, ve lo ricordo ancora per chi non si fosse ancora collegato, e nel sito, questo famoso, famigerato, questa leggenda metropolitana, come diceva Luca puntate fa, del sito, che invece è facile come il blog, però finisce in .it, quindi è www.saiuswebradio.it, anche se noi vi esortiamo ad andare sempre nel blog, perché ovviamente è sempre più aggiornato e soprattutto è una linea diretta tra voi e noi, in particolare perché voi già ci ascoltate, ma noi avremmo l'immenso piacere di sentire anche voi. E come di consuetudine, anche questa sera ascolteremo dei brani di alcuni gruppi ritrovati e ricercati da sottoscritto e non solo, tramite vari siti, gruppi sempre, vi ricordo, non sotto SIAE ma con licenza Creative Commons, quindi se anche voi avete un gruppo, una rock band o quant'altro e volete essere nostri ospiti o mandare la vostra musica qui su Saius Web Radio e Saius Web TV, anche video su Saius Web TV, quando contattate Saius alla sua casella di posta elettronica info@saius.com, mi raccomando, tenete ben presente che non dovete fare assolutamente l'errore di mandare musica non vostra. Quindi il grande Saius promuove le rock band o comunque i gruppi musicali che fanno musica propria e che non sono ovviamente iscritti SIAE, quindi diamo spazio veramente a coloro che con molto, io ammiro Saius per questa scelta, con molto onore fa musica propria e non ha naturalmente magari i canonici e tradizionali canali di divulgazione di massa che invece utilizzerebbero gran parte degli artisti facendo magari cover o anche musica loro propria, però di altri livelli ovviamente. Bene Saius, ora la parola all'inesorabile, l'inimitabile, l'inafferrabile,
È soprattutto l'incontenibile, incontenibile in senso anche lato, Saioz. No, voglio parlare normalmente, va, senza entrare tentativa. Già ti ringrazio per la parola. Ciao Luca, come stai? Oddio, così. Sei qui bene. No, ragazzi, buona serata a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, ma soprattutto ai miei carissimi compagni di viaggio Gianluca e Luca qui con me, cioè con me per modo di dire, perché come ben sapete noi non siamo in uno studio radiofonico, ma ci colleghiamo tramite la rete, noi sfruttiamo la rete. Bene, allora io stasera, mentre come al solito Gianluca mi passa i brani sempre all'ultimo momento, tento di scaricarmi i brani che Gianluca vuole che mando in onda. Siamo molto lontani, Gianluca. Io comunque avevo fatto delle scelte, mi ero andato a vedere un po' di brani e c'è una tipa che mi piace, voglio far sentire un brano dopo. Io però voglio sentire sopprimetelo. Vai Luca, di qualcosa tu almeno. Va. Io dico, Luca, se per cortesia mi tieni in, mi tieni sott'occhio la chat. Gianluca, se per cortesia col tuo computer a carponella mi tieni sott'occhio a carpone, mi tieni sott'occhio Facebook, va bene? Sì, ecco. Caro Saiuz, ormai stiamo facendo. Io volevo ridere tutto, perché voglio prima di tutto iniziare questa trasmissione, almeno per quanto mi riguarda, perché l'ha iniziato ormai da mezz'ora, un'ora e mezza, due ore Gianluca. Parlando lui, solo io, sì. No, volevo dire, perché mi è arrivata un'email che vorrei leggere. È un invito che faccio a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, perché è un qualcosa di, secondo me, di, è un appello, diciamo, di positivo. Allora, vi leggo l'email così come mi è arrivata. Circa 5 anni fa ci venne segnalata dal Senegal una ragazzina di circa 16 anni in pericolo di vita. Una grave malformazione congenita ad una valvola cardiaca poteva interrompere in qualsiasi momento la sua giovane vita. Icare, è scritto così, Icare, non so come si pronuncia, Icare, una cosa del genere, che è un'associazione trevigiana, cioè predispose rapidamente, in accordo con la comunità senegalese, un progetto utilizzando appunto una legge regionale che consente l'accesso ad un programma sanitario umanitario per far giungere a Treviso la ragazza. Il suo nome, il nome di questa ragazza è Mame Diarra, è scritto così, per poterla far operare al cuore, in quanto nel suo paese non ci sono ospedali in grado di farlo. Quindi al reparto di cardiologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso Mame venne accolta, operata, riabilitata e tenuta periodicamente sotto controllo. Una famiglia senegalese, con spirito umanitario, perché non è una loro parente, la ospitò per circa 5 anni. Da alcuni mesi Mame è rientrata in Senegal per rivedere i genitori, anche perché il suo permesso di soggiorno, che era stato rilasciato per ragioni umanitarie, non le consentiva di lavorare. In questi anni Mame, che quando giunse era analfabeta, frequentò la scuola imparando a leggere e scrivere e parlare correttamente l'italiano e tessendo una rete di amicizie e di relazioni molto positiva. Ella ha ora la possibilità di rientrare in Italia con un permesso che le consentirà di lavorare e quindi rendersi autonoma. In questi mesi abbiamo mantenuto periodicamente i contatti con Mame, poiché i suoi viaggi e la permanenza in Senegal poteva e può compromettere le sue condizioni di salute. Chi vi scrive, assieme ai volontari di CARE e altri volontari amici senegalesi e italiani, ha aiutato e sostenuto materialmente e umanamente Mame in questi anni, nella convinzione che salvare una vita equivale a salvare l'universo. Le ultime notizie che abbiamo ricevuto sulla condizione di salute della ragazza ci consigliano di farla rientrare in Italia al più presto. Necessitano circa 1000 euro, 500 circa per il costo del biglietto aereo e gli altri per il suo reinserimento, in attesa di trovarle una occupazione anche part time. L'appello è di autotassarci per quanto possibile, 10-20 euro a testa, per raggiungere la cifra, ma anche per condividere un percorso che, pur se nella sua semplicità, rappresenta un esempio di concreta solidarietà.
Quindi chi è nelle condizioni di partecipare a questo, diciamo, a questa beneficenza, lo chiamo così, a questo aiuto umanitario, può rivolgersi a Alicare 0422 435622. Ripeto, 0422 435622. Risponderanno Martino o Lara al telefono. Oppure posso utilizzare il conto corrente intestato a Icare presso la Banca Popolare Etica, la filiale di Trevisa. Comunque non do l'IBAN perché è troppo lungo e non si capirebbe la mazza con quello che sto dicendo. In tutti i casi? Sì. In tutti i casi? E quindi non credo sia necessario altre parole. Un abbraccio, Gianni Rasera. Dimmi, Luca, scusa. No, dicevo che in tutti i casi, no, non volevo fare una battuta, anche se no, scherzo a parte. Comunque c'è anche il sito web che si chiama icaretreviso.org, scritto icaretreviso.org, sì, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare all'iniziativa. Comunque io consiglio di chiamare allo 0422 435622, parlare con Martino Lara e farsi spiegare tutto, anche perché per conoscere questa associazione trevigiana, che mi sembra una buona associazione se si interessa di problematiche umanitarie in questo caso. Bene, ci tenevo a mandare questo messaggio, una parte un po' seriosa di Saiuz, perché credo che aiutare gli altri veramente significa donare, cioè significa rendere più viva la nostra vita, quindi pensiamoci un attimino. Bene, dopo detto questo, fatta la parte seriosa, adesso passiamo alla parte di Saiuz, il saiuzzucolo. Saiuz detto il zuzu. Gianluca, sei emozionato, agli occhi rossi, immagino, dopo questa tua esposizione. No, non ne posso più, ti giuro. Cosa è che schiena? Ciao. Vi prego, mandate una canzone. Allora, io immagino Saiuz vestito tipo, non so, da Babbo Natale che legge le letterine. Ma tu dovresti conoscermi come Babbo Natale, Luca. Ai. Senti, allora, quel disgraziato di Gianluca finisco di scaricare i suoi brani, io manderei il primo. Ah no, quello lì che dicevi. Non so ancora scaricati, come faccio a mandarti il primo? No, scusa Saiuz, scusami, giusto perché poi quando riascoltiamo la puntata ci resto male, ma non sto ridendo per quello che hai letto. Scusatemi, perché è veramente importantissimo e serioso. Perché anzi ammiro quello che hai fatto, perché sono un poco convincente, ma sto ridendo per come ho parlato, per come ho detto la cosa. Come al solito mi prendi per esatto. I fondelli. E perché quando hai detto Trevisa mi sembravi il narratore di Pappo Pedretti. E quando Rosa alla fine mi ha detto Trevisa, io non ce l'ho più fatta. Vabbè, scusatemi, nella foga del parlare si può anche sbagliare, no? Ciò. No, ma perché io e te, siccome scherziamo sempre su sta cosa, quando, nel momento in cui hai fatto una cosa seria, tra l'altro siamo partiti proprio alla grande in questa puntata, se qualcuno ci ascolta per le prime volte dice ma che bella trasmissione, divertente. Io credo che dopo aver sentito l'esposizione di Saiuz la gente voglia indietro i soldi che ha donato all'associazione. No, però a parte gli scherzi e le battute, invece è veramente ammirevole. No, io ci credo in questi progetti. Diciamo veramente. Che è una cosa seria, dai. Anche mi è una cosa seria, sì. Non abbiamo neanche dato lì, ma a maggior ragione per testimoniare che uno magari prima di donare si può informare, eccetera, eccetera. Esatto, infatti. E soprattutto è da dire che è ammirevole perché appunto, come avete visto ancora una volta, diciamo sempre, Saiuz dà veramente spazio a tutti, specie in questo caso, perché preso anche a cuore da questa cosa, e quindi vedete gli è arrivata la mail a Saiuz ed è 10 minuti che ne sta parlando senza che abbiano richiesto nulla, anche perché a parte che ricordiamo che è una radio no profit, quindi non diamo e non riceviamo tantomeno nulla, però avete visto che Saiuz ha dato veramente di cuore spazio a questa lettera che gli ha scritto via mail presumo il presidente, vero Saiuz? L'ho avuto tramite un'amica che diciamo ha collaborato, anche perché questa amica ha tenuto con questa associazione ha collaborato con un evento che ha fatto a Treviso che mi piacque molto,
questa associazione aiutò questa mia amica Elisabetta quando raccolse i fondi per gli artisti del Senegal, quando raccolse questi fondi fece una manifestazione, c'è cioè, diciamo un incontro qua a Treviso, io andai a vedere anche, e questa amica diceva proprio che aveva il piacere di condividere con tutti noi, cioè gli amici suoi eccetera, questo messaggio di questo presidente, di questo personaggio che non so se il presidente chi è, però io direi veramente insomma andate a visitare il sito icaretreviso.org, scritto così www.icaretreviso.org, anche perché secondo me queste associazioni hanno bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini, un sostegno non solo morale ma anche piccolo economico, anche se siamo in, diciamo, in condizioni disagiate, perché oggi con la nostra economia insomma non andiamo bene, però secondo me 5 euro, 10 euro si possono trovare e si possono aiutare tante persone insomma attraverso queste associazioni. Bene, detto questo io vorrei... piccola nota di servizio, in chat ho scritto il sito icaretreviso.org. Sei grande Luca. E... lo so, me lo dicono tutti. E quindi detto questo, se uno avesse dei dubbi può andare sul sito e controllare tutto. Prego Saiz. Bene, io direi di mandare subito un brano, datesi che caro Gianluca qua non è ancora finito di sparecchiare qua insomma la tua musica che mi ha mandato, ne mando uno dei miei e non se ne parla più. Mando di Ei, non so come cacchio si chiama, Never Love Again. Gesù. È scritto Never Love Again, ditemi come si pronuncia. Oh, lo diciamo alla fine del brano. Vai. Never Love Again, perfetto, è partito il brano. Potete parlare.
Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio qui in www.saiuzwebradio.net del vostro Gianluca insieme al grande Luca, il nostro compare ormai in pianta stabile, mio degno successore. Come sempre dico, lo scettro, la corona verrà messa a lui, non sappiamo dove, ed il grande mitico Saiuz. Allora Luca, lascio la parola a te perché Saiuz ci ha già bastonato e fatto scappare via hai preso la parola e subito hai detto che mi devo infilare lo scettro non si sa dove. Ho detto la corona. Oh, ok, che peggio forse, comunque. E non ho detto infilare, mettere, quindi può essere anche posta sul capo. Hai ragione, mea culpa. Ragazzi, cosa volevo dire? Mi è successa una cosa particolare questa settimana. Ho visto, ho avuto un incontro ravvicinato al terzo tipo. Nel senso che... Volete sapere cosa ho visto la settimana scorsa? Vi do un indizio. È una serie TV degli anni 80, americana, che ha come protagonista una Pontiac Firebird Trans AM, che ha come protagonista David Hasselhoff, quello di Baywatch, per intenderci. Avete capito di cosa sto parlando? Sì, praticamente. E quindi ho avuto l'incontro con Kit, quello di Supercar. No, fantastico. Ho avuto, non ho capito, scusami. Stavo dormendo, scusate, mi ero addormentato. Chi ha avuto l'incontro con quarto tipo? Che c'era di ferita, ti capisco, d'altronde l'Alzheimer. No, dicevo, praticamente ho avuto l'incontro avvicinato con Kit la settimana scorsa. Chi è Kit? Ecco, appunto, dopo questa io direi che posso anche andare a casa, anzi no, sono già a casa. Sei già a casa? Perché non ci sei già a casa? E infatti hai ragione anche tu. Gianluca, dimmi che tu hai capito di cosa stiamo parlando. Sì, certo, è un mito per me, chiaramente. Chi è Supercar? Era quell'auto di Supercar, visionario, che parlava e faceva di tutto. Sì, lo so, l'ho visto. L'ho visto anch'io quella. Sì, l'hai visto? Sì, sì. Ma io l'ho vista la settimana scorsa. No, io l'ho vista, e praticamente ho fatto una ricerca riguardo, ho scoperto di tutto, nel senso che praticamente tantissime persone appassionate del telefilm hanno emulato le sue gesta, nel senso che l'hanno rifatta nuovo, cioè hanno comprato la macchina dagli Stati Uniti, l'hanno importata e l'hanno rifatta. È una cosa fantastica, ci sono diversi esemplari su eBay, si trovano anche auto già fatte a costi che sono ovviamente relativamente proibitivi, nel senso che tipo si trova anche a 25-30 mila euro, 20 mila euro eccetera, e auto già fatte, stiamo parlando, che ovviamente sono tutte estetica, nel senso che funzionano l'auto come motore ma non hanno quelle funzioni che aveva nel telefilm il protagonista, cioè Kit. Allora cosa ho fatto? Mi sono messo a fare un'altra ricerca, ho detto magari c'è un altro must anni 80, ovvero la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro. Ho trovato anche quella, però stavolta su internet, dal vivo, mentre Kit l'avevo vista dal vivo, ho fatto anche le foto. E niente, della DeLorean ho fatto una piccola ricerca, ho visto che praticamente per averla a dei prezzi proibitivi, anche perché l'auto, ho scoperto, è stata prodotta solamente in 9200 esemplari, quindi ad oggi ormai ce ne sono pochissimi in giro, in Italia poi ce ne sanno tipo 30 in tutto. E quindi per averla bisogna prima trovare chi te la vende, secondo a che prezzo. Però ecco, adesso credo che per il resto della mia vita mi impegnerò per avere tra le mani o Kit o la DeLorean, perché ormai mi sono, come si dice dalle mie parti, impezzato con queste due auto. Come ti sei fatto? Aspetta un secondo, sai qual è la DeLorean, vero? Sì, lo so qual è. Ok, perfetto, perché su Kit mi è ricaduto. Non pensavo che invece senti, il tuo futuro senti, se Kit è una buona parola, Kit sei tu e Kit sono pure io. Ma se Kit è una mala parola, ti do tante di quei Kit. Kill su mazzate e cicato. Ehi, giovane. Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio. 22:34 in questo momento. Sì, fregato sul 22:35.
È una puntata un po' strana, quindi magari chiediamo scusa agli ascoltatori che ci ascoltano per la prima volta se ci sentono in una veste un po' particolare. Tra l'altro, scusami, dovremmo avere anche possono un essere ascoltatori che non ci ascoltano. E certo, ascoltatori nuovi, si intende, che ci ascoltano per la prima volta, perché naturalmente un saluto, un caro saluto va anche a coloro che ci stanno ascoltando e seguono, ma è da tempo chiaramente, quindi non solo ai nuovi a cui diamo il benvenuto e siamo onorati se dopo questa mezz'ora sono ancora al nostro ascolto, a meno che caro Luca non hanno Saiuz non abbia di quelle sue soluzioni che sappiamo noi del cartello colombiano, che allora... Sempre d'aiuto il cartello colombiano. Sempre d'aiuto, sì, 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 sì. E quindi appunto li ringraziamo di cuore. Io mando un saluto personale a tutti coloro che mi conoscono. In particolare saluto Salvo dalla Sicilia, che so che ci ascolta sempre ed è una grandissima persona, veramente eccezionale. È persona molto molto dignitosa e un grand'uomo. E quindi saluto appunto questa persona, insomma, lui sa chi è. Volevo dire santo, chiedo scusa, santo, no, Salvo. Vabbè, pure io ho i miei problemi ormai. Santo, di cosa. Santo, quindi saluto santo. Santo, santo, esatto. Bene, e quindi sì, controlla anche Twitter, controllate anche Twitter, su Twitter ci trovate alla chiocciola Saiuz attaccato e scriveteci alla chat del web del nostro blog che è www.saiuzwebradio.net. Vi vorrei anche ricordare alcune cosette, però adesso io lascerei la parola a Saiuz, anzi io andrei ad ascoltare il primo brano di questo gruppo che vi vorrei proporre, che è praticamente grande Luca per quello che ci scrivi, vorrei proporvi appunto un gruppo che si chiama Jags 77, quindi scritto Jags con la J, Jags 77, un gruppo spagnolo che ho trovato appunto mesi fa e ho utilizzato anche in qualche puntata di The Rock Band History, la rubrica che appunto conduco e faccio sulla storia delle rock band che hanno fatto grande il rock, che hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo e che magari qualcuno già conosce, che va appunto in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica a mezzanotte, alle 6 del mattino, a mezzogiorno, alle 18, alle 6 di sera, nelle varie fasce orarie, per cui dopo questa trasmissione in diretta la potrete ascoltare. E questa settimana in particolare stiamo parlando dei Queen come gruppo storico, altro gruppo londinese o della scena britannica, e vi dicevo vorrei fare ascoltare questo gruppo hard rock che mi è piaciuto e appunto ho utilizzato anche in sottofondo in diverse, alcune almeno, puntate di The Rock Band History. Quindi io andrei con un altro brano, caro Saiuz, anche per alleggerire un po' e certo, andare via certo. Spediti. E poi riprenderemo a parlare anche con Luca per quanto riguarda il suo blog, come ricordiamo, e per quanto riguarda anche quello che ci deve dire. Naturalmente andremo un po' forse sul pesante, giusto Luca? O perlomeno su degli argomenti più impegnativi che quelli di avere. Tra l'altro stavo dicendo appunto, ci dispiace perché questa sera avremmo dovuto avere un gruppo ospite secondo quanto ci aspettavamo, invece purtroppo ci dispiace per gli amici che appunto aspettavano il gruppo, che dovevamo comunque avere questo gruppo, che non è stato possibile averlo, caro Saiuz. E quindi puntata senza ospiti, ma ci siamo sempre noi che siamo ospiti di noi stessi, noi che ci ospitiamo. Siamo i mitici, siamo i due tre compari. Due, tre, anche 4-5 naturalmente. Giovanotto, mi dici il titolo del brano? Il primo brano appunto che andremo ad ascoltare è proprio il primo brano di quest'album che io appunto vi consiglio, tra l'altro posso dire anche da dove l'ho tratto, il sito da cui abbiamo tratto non lo posso dire. No, è un mistero. Ok, qui è un dispetto perché Saiuz ce l'ha un po' così, ci è rimasto un po' così. Comunque sono i Jags 77 con il primo brano di quest'album che si chiama Ministry of Inside, Ready to Rock. Il primo brano è All Those Magic Songs dei Jags 77. Thank you.
mancano 4 minuti. Mancano 4 minuti. Vai, chi ci sei? Dietro. Ed eccoci di nuovo in diretta a Saiuz Web Radio. Siete all'ascolto della trasmissione I Due Compari. I due compari che sono diventati tre perché c'è anche Luca con noi. Sono le 22.44 in questo momento. Volevo ricordare alcune cose importanti mentre Gianluca finisce di fare il casino che sta facendo su Skype. Sta facendo il casino su Skype. Volevo Skype. Americanizzare Skype. Bene Gianluca, volevo ricordare le nostre email info@science.com per chi volesse scrivere a Science Web Radio, Science Web TV, cioè a me in effetti, poche parole, perché so io che vi risponderò.
perché non lo so, scrivetemi perché mi fa piacere, oppure volete scrivere a Gianluca per The Rock Band History, per proporre delle band, per proporre anche dei cantanti singoli, per tutto ciò che riguarda la musica, gli artisti. Gianluca, allora gianluca@science.com. invece per una cosa più seriosa, per i poeti, per gli scrittori, scrivete a riccio.incazzato@science.com. Altra cosa importante, andate sul blog www.scienceweberadio.net e riguardatevi le nostre puntate, soprattutto l'ultima che abbiamo fatto io e Ricci Cazzato venerdì scorso, il vaso di Pandora, scoppia quel vaso. Luca, passo la parola a Gianluca e poi passo la parola a Luca, vai Gianluca! Uè, giovani! Allora, cari amici, sempre su Science Web Radio, puntata un po' così particolare, vi ringraziamo se siete ancora al nostro ascolto, ci fa piacere, tra poco lasciamo anche la parola a Luca che ci racconterà qualcosa che ha pubblicato ultimamente nel suo blog, quindi Luca con la sua, come dico sempre io, intelligenza, acutezza e ricercatezza, nel senso che ricerca le cose, quindi è un po' così. Permettetemi invece, caro Saius, posso farmi della pubblicità personale anche, che, o comunque più che personale, non ti ho neanche detto, così ti comunico anche questa cosa per quanto riguarda a me personalmente, indirettamente. Grazie Saius per il tuo ok. Niente, volevo ricordare proprio niente, Silvia. Allora. Ho capito. Sì, il silenzio vuol dire assenso. Non assenzio. Non assenzio, no. Vai. Non sia mai un assenzio consenzio. Mi consenza. Mi consensi. Saluto Silvia di Venezia, la ringrazio, che mi ha contattato tramite Facebook ed è stato un piacere poi conoscerla per quanto riguarda un corto mediometraggio che dovrà girare appunto nella stupenda e splendida Venezia, che vi consiglio sempre di andare a visitare perché merita, città unica al mondo, almeno personalmente mi ispira sempre emozioni, quindi la saluto e spero che questa sarà una proficua collaborazione insieme appunto con questo corto o mediometraggio che gireremo, in cui appunto farò una parte e magari ne parleremo appunto su Science Web Radio e Science Web TV, magari manderemo in onda quando verrà realizzato o girerà i festival o quant'altro, distribuito questo corto o mediometraggio. Non è vietato, quindi, minori, vero? Non è VM, non è VM 18, okay, neanche e neanche minorati, no, anzi la parte che devo fare mi piace anche molto, devo dire, e vabbè, ci siamo anche divertiti in questo nostro primo incontro, casting, chiamavano pure così. E invece per quanto mi riguarda volevo approfittarne per comunicare quindi anche a Saiuz in anteprima appunto che con la scuola d'arte, dove ricorderai ho tenuto quest'anno dei corsi teatrali di lettura espressiva, con la scuola d'arte di Vedelago, che si occupa di danza, teatro e canto, giorno che vorrei appunto comunicare è la domenica 16 settembre 2012, dalle 11 di mattina diciamo fino alle 21, quindi fino alle 9 di sera, ci sarà l'open day. Che cos'è questo open day? Come appunto dice la parola stessa, è un giorno aperto, nel senso che ci sono delle prove gratuite dei corsi. Ti aspettavi una battuta mia, vero? Sì, ma però, sai, per fortuna non è venuta, perché non ho trovato tempo di... Vabbè, ma la risata te l'ha chiamata. Quindi, questo Open Day presso la Scuola d'Arte di Vedelago, in provincia di Treviso, dove ci sarà un po' di tutto, dal teatro, che nella fattispecie curerò io personalmente, al body percussion, alla musica moderna, ai primi passi, quindi dall'ABC della musica e anche di altre, diciamo così, discipline, quali il canto, le percussioni, la batteria, la chitarra, il piano, il sax, la tromba, il basso, il violino, vi sono varie discipline. Per bambini, ragazzi, adulti c'è un po' di tutto, anche la ginnastica ritmica, la danza moderna, la break dance, l'hip hop, la danza orientale, i balli latini, questa zumba che so che sta andando di moda ultimamente, i pilates e quant'altro. Io invece mi occupo della parte del teatro, il liscio. Dai con il liscio, dai.
Esatto. Bene, io mi occupo della parte teatrale, quindi per quanto riguarda i corsi di teatro e di lettura, naturalmente, di teatro e lettura. Quindi chi vorrà partecipare potrà venire questa domenica 16 settembre presso la Scuola d'Arte di Vedelago, in via Vicenza 28, appunto a Vedelago in provincia di Treviso, a provare così in maniera gratuita i vari corsi e varie discipline con i vari insegnanti. Magari ognuno avrà quella mezz'oretta, oretta di tempo a disposizione, e chi fosse interessato può provare appunto gratuitamente la disciplina che più gli aggrada o gli può interessare, per poi eventualmente appunto partecipare con molto piacere al relativo corso. E Gianluca, il sottoscritto, si occuperà di quello teatrale e di lettura. Quindi ringrazio Saio se gli comunico questa cosa, per cui magari a poi proposito di appuntamenti in agenda, sì? Volevo chiedere a Saius se c'erano già delle novità per il Super Sound di Faenza, dove l'anno scorso abbiamo partecipato come, sì, come ospiti radiofonici. Sì, infatti. Bravo. Vai Saius, racconta. Bravo. Ti faccio un sottofondo musicale. Credo che saremo presenti anche quest'anno. Noi come Saius Web Radio ci andremo. Adesso sto affinando alcune cose con gli organizzatori. Comunque il Super Sound, volevo ricordare a tutti gli amici che ci ascoltano, è una grande manifestazione che si tiene appunto a Faenza il 28, 29 e 30 settembre. Noi saremo presenti comunque come Science Web Radio il 28 e il 29. Adesso sto aspettando una risposta e quindi insomma tutti gli amici sicuramente ci troveranno come l'anno scorso a Faenza. Questa volta saremo più agguerriti. Tra l'altro, esatto, tra l'altro la manifestazione a livello nazionale, dove ci sono queste band emergenti o quasi emergenti, che alcune ho visto l'anno scorso che erano anche ben avviate, e che vedo che è un'ottima vetrina questa, giusto? Ottima, sì, una buona vetrina. Comunque dietro c'è l'AudioCop, il MEI di Faenza, sono associazioni che coordinano tutto il progetto del Super Sound. Aspettiamo questa risposta, ma sicuramente insomma siamo al 99%, siamo presenti lì a Faenza. Quindi diamo già appuntamento da questo momento, ragazzi, veniteci a trovare a Faenza, dove sicuramente avremo lo stand il 28 e 29 settembre, dove potrete ascoltare dell'ottima musica, perché a Faenza ci sono diversi palchi dove suoneranno vari gruppi, insomma, e potete rendervi conto un po' della manifestazione anche andando a guardare i nostri filmati che trovate sul blog, con le interviste fatte da Luca, vero Luca? Eh sì. Non le avevi eliminate? No, ci sono, sono delle cose visibili, guarda, tu quando apri YouTube o sai il suo radio, le prime cose che vedi sono quelle. E la mia reputazione la mia reputazione sotto le scarpe. Ma dai, no, anzi, Luca, non ti buttare posso così giù, dai. Anzi, se posso aggiungere, Saius, ho pagato tutta l'inesperienza del campo giornalistico in quel momento. Nel campo giornalistico. Beh, è tutto per fare esperienza, dai. Beh, gruppi chiaro musicali hanno smesso di suonare dopo la mia intervista, lo sai. No, la cosa che mi ha colpito è quella ripresa che ha fatto quel gruppo che suonava in un pulmino Volkswagen. Bello. Sì, tra l'altro anche lì, giusto questa piccola esperienza avuta proprio. Raccontaci questo aneddoto, dai. Io, se ben ricordi, sai, eravamo solo io e te quella volta, quindi con tutto quello che comporta essere in due a gestire questa mole di lavoro. Per noi che a cui non piace lavorare, oltretutto, e tra gli appuntamenti presi per le interviste, che avevo cercato di scadenziarmi in modo da non saltarne neanche uno, è capitato che questi ragazzi, tra l'altro bravissimi, veramente bravi, con un futuro secondo me dorato davanti, che adesso aspetta si chiamano Campo Avvelenato. E questo gruppo qui, con questo gruppo avevo preso appuntamento per appunto fare questa benedetta intervista le ultime ore dell'ultimo giorno, quindi ero anche abbastanza stanco. Se ben ricordi, a un certo punto ci hanno letteralmente cacciato dalla nostra area, perché ormai stavano chiudendo, quindi io praticamente ho dato buca a questi qui. Dopo essermi guadagnato l'intervista, li ho lasciati lì nel vuoto e siamo andati via, quindi sì, non è stata una grande... Ce ne dispiace molto, ce ne dispiace.
Sì, però io mi immagino questi qua che sono, hanno fatto le corse per suonare, cantare, fare, poi vengono da noi e noi non ci siamo fatti trovare, secondo me. Ma non per colpa nostra, purtroppo. No, beh, speriamo di beccarli quest'anno, magari ci rifacciamo. Ci rifacciamo, anzi, e chiediamo scusa, insomma, per quanto è accaduto, perché poi del resto... No, vabbè, ci siamo sentiti comunque via Facebook, quindi grossi problemi non ce ne sono, però immaginati la scena, Gianluca, noi che prendiamo appuntamento con questi ragazzi, che erano anche bravi, vedo che tutti li volevo intervistare, io ero riuscito a prendere appuntamento con loro, poi sono andato via. Vabbè, lasciamo stare. Che figura proprio da come se tu non so, prendi appuntamento con una strafiga e poi a un certo punto sai cosa c'è? Io non vengo stasera. Cioè, non è proprio così. Ecco. Ah, Gianluca la fa, non ti preoccupare. Sì, io no, perché già a me manca la prima parte, l'appuntamento con in genere una donna che tanto a me non mi guarda e caga nessuno. Vabbè, lasciamo perdere, scusate la divagazione e l'incazzatura. La cosa bella che poi la cosa bella è che adesso questi qua sono convinti che noi siamo una radio a livello mondiale. Sì. Perché dico, cacchio, questo qua, hai capito? Non si è fatto trovare perché cioè, ne aveva troppi da gestire. No, c'avevo solo te da gestire, ma mi hanno cacciato e quindi... Bellissima. No, ma il fatto è questo, che noi siamo una radio mondiale, perché web è il mondo... Ricordiamo che anche in Ucraina, in Repubblica Moldava, Repubblica Ceca, in Colombia siamo gettonatissimi. Ci stanno ascoltando, esatto, ci stanno ascoltando alla grande. Tu vuoi sapere, ti posso dire, in questo momento ne abbiamo 15 dagli Stati Uniti, 3 dalla Germania, 3 del Regno Unito e 1 dalla Slovacchia, guarda, ti accontenta. Grande paese! No, questi sono solo quelli presenti sul blog e 21 dall'Italia. E quindi saluto a tutti quelli di Bratislava, dove sono stato un annetto fa. Un annetto fa, come città. Soprattutto il Baldello dell'Angolo, rinomatissimo tra l'altro. Eh sì, bella Bratislava, merita. Molto bella come città. Sì, bel panorama, vabbè, tante belle cose, insomma, vabbè, ho divagato anche qua, sono dovuto, cioè, vabbè. No, adesso vabbè, sappiamo dove va Gianluca quando non lo troviamo. Sì. No, ma tanto io non combino nulla da nessuna parte, non ho mai combinato nulla all'estero, non ho mai combinato nulla in Italia, lo dico con molta tranquillità, quindi quelli che mi raccontano che fanno chissà cosa, io dico, che magari li vedi, non, sì, insomma, dici, vabbè, io non sono Brad Pitt di certo, però neanche così, insomma, e poi dici, vabbè. Comunque, scusando queste divagazioni, volevo invece collegarmi al discorso appunto del 28 settembre 29 per quanto riguarda Modena, e dove appunto saremo presenti e magari perché no, come ho dove saremo presenti? A Modena. Perché Modena? A Modena. Faenza. Perché io mi drogo. Faenza. E vabbè, Faenza, Modena sempre lì, cioè, è dietro l'angolo, sai. No, perché la provincia. Sì, sì. E insomma, dove saremo appunto presenti a Faenza, quindi se chi è della zona o chi volesse venire, vorrà venire, potrà venirci a trovare lì, naturalmente in questa bellissima occasione, oppure... Ma tutti vengono da tutta Italia comunque a Faenza, anche dall'estero. Sì, no, dico, però voglio dire, chissà, sai, come ti dicevo, magari noi potremmo andare, visto che quest'anno, l'anno scorso eravate solo voi due, e quindi anche, come diceva giustamente Luca, le difficoltà tecniche, tra l'altro alle prime esperienze, non solo, di gestire in due tutto quanto, magari quest'anno che saremo in tre minimo appunto con il sottoscritto, e chissà, insomma, che non si riesca anche a andare in onda, come dicevo, in diretta, addirittura web radio, scusa, se non web TV, o comunque se non addirittura realizzare, senza rinunciare a tante cose, dei filmati, di interviste e quant'altro, essendo appunto ben tre persone, che magari ci si può gestire andando in più persone, anche in giro, anziché uno solo con le riprese, quindi... Lo annuncio, insomma, così, che potranno i nostri appunto web radio ascoltatori e care web radio ascoltatrici ascoltarci magari in diretta durante la fiera, diciamo così, o comunque durante anche i vari eventi, ma vedremo chiaramente anche tecnicamente come saremo messi e quant'altro. Tutto dipende dal nostro regista, direttore esecutivo, produttore, presidente, amministratore delegato, direttore generale, onnipresente, onnipotente, Saius. Sono iscritta anche alla COP per le pulizie.
Esatto. Luca, tu, ma Luca, anche praticamente nella scala piramidale parti dall'inizio alla fine, fai tutta la scala, tutta la piramide praticamente, esatto, nei ruoli. E anche l'ufficio stampa, tra l'altro, perché non dimentichiamoci che cura appunto i contatti con oltre interprete del gruppo, perché è colui che traduce correttamente dall'italiano all'inglese e viceversa, certo, con la sua fluente pronuncia. Sì, e naturalmente non sappiamo perché tutti i gruppi ci mandano a quel paese, ma lui continua imperterrito a tradurci quello che... Vabbè, ho capito, gesti. Andiamo con un brano. Pensate, dai, che i gruppi stranieri cantano in italiano perché non, così non devono essere tradotti da Saius. Fantastico, veramente, come sempre. Andiamo con un brano, e dai. Non solo, i gruppi italiani cantano in napoletano, pur di non farsi tradurre da Saius. In italiano. E sempre gruppi più delle scalici. Gruppi di Conegliano Veneto che hanno deciso di cantare in puzzolano. Puteolano. No, lo so. E qui non svegliamo gli attorini. Cari amici, sono le 23 e 2 minuti. Io direi, appunto, come diceva Sai, di ascoltarci allora, un altro giusto brano. Per capirci, tra Treviso e Castelfranco Veneto ci sta un minuto, sì, di differenza, il fuso orario. Certo, beh, è grandioso. E ascoltiamoci questo gruppo che si chiama Jags 77. Caro Saius, posso abbaiare un po' per salutare questi amici dall'Ucraina, dagli Stati Uniti che ci stanno ascoltando? Sì, ma dimmi il titolo del brano. Perché sì, sono sempre sulla spina con te. Il secondo brano dell'album che si chiama Ready to Rock. E vi non è Ready to Rock. È il settimo. L'album si chiama Ready to Rock, il secondo brano invece è un brano ascoltato all'inizio, sempre molto hard rock, molto bello, Still Here on the Ground. Benissimo, praticamente abbaia, ancora puoi abbaiare, hai il permesso di abbaiare, vai, abbaia. Posso abbaiare? È prima che parte il brano che, sì, appunto, è bello. Appena hai smesso di abbaiare, chiamo il mio cane Natolia e ti faccio fare compagnia. Natolia, Luca, ti prego non dire nulla perché... Vai, howl, just gentlemen, how are you going to go? Vai! Ah, fantastico! Io sono in silenzio stampa. È perché non sei l'ufficio stampa, per quello. Perché l'ufficio stampa l'abbiamo qui. Disabilitato da solo. Sì, disattivato. No, dai, non abbaio, Saius, non è il momento, sono le 23:03 e magari... Mando il brano? Che tra poco poi... Sì, allora dei Jack 77, Still Here on the Ground. Attento! I'd wait for you today. Love can move a mountain, can break it down. When I'm still here on the ground, I'm still here on the ground. Feel the stage, don't make me feel alone. Of the-
the world and now your body's mine. Like another mountain, can't break it down, but I'm still here on the ground. I'm still here on the ground. Feel this stage. So, ladies and gentlemen, welcome here on Sayo's Web Radio. You're listening on it on our blog. This is www.sayoswebradio.net. We want to thank you very much for coming here to be with us tonight and listen to us. Obviously, this is an Italian Sayo's Web Radio. It's an Italian web radio. So we usually speak in Italian. And I'm afraid if you don't understand anything more, and don't worry, you can stay with us and listen what are we saying. We don't know what we are saying and what we usually talk about. And if you want to stay with us for a laugh, if you want to listen to some Italian words or some Italian sounds, you can stay with us. If you want to improve it, you can listen to us. But I don't think it's a good idea staying here with us and trying to improve your Italian, because maybe we don't speak so good in Italian language as you need. And so, ladies and gentlemen, this is Sayo's Web Radio. You can also watch our Sayo's Web Network, because we have Sayo's Web TV, where you can watch videos and interviews and something like that as you want. If you want, you can come here. This is a live program that we are always taking on Monday evening between 10 o'clock and half past 11 here in Italy, for Italian people, but for our Italians all around Europe and the world, and for all the people that want to listen to us. If you want to come here to be a guest of our show tonight or other night, you can come and listen to us and write on our email address, that is at our, sorry, my English is a fucking English. In Italian, I try to speak it. Anyway, and you can try to
to write us on our email address, that is info@saius.com. And if you want to write me, it's Gianluca, that is Gianluca at Zayuz.com. Or if you want to listen to us and write us and vaffangulo to us, you can stay on Facebook, and you want to put our mi piace or I like it, you can do it. Our business, it's your business. Luca, fermalo, so, Luca. Ma questo è per Little America, secondo me. What's the problem, baby? Because you come here tutti gli anni in Sicily e watch tutto il mare in coppa a montagna. Scusa, Little Italy. Little Italy. E quindi ho abbagliato un po' anche questa sera per Saluzzo. Bene, ringraziamo ancora gli amici che sono rimasti all'ascolto e ci domandiamo anche come, perché, quando... Anche perché salutiamo con di questo cuore. Abbaio di sottofondo di Saiuz che non era Anatolia. Non vi preoccupate, adesso lo castriamo. E dicevi, Gianluca? Niente, che passo la parola a te, caro Luca, perché ci racconterai qualcosa riguardante il tuo blog, magari che è uscito in queste settimane, e di interessante. Tra l'altro abbiamo esordito questa puntata un po' strana, anomala, devo dire, inconsueta, quindi appunto ci scusiamo con coloro che ci stanno ascoltando, specie la prima volta, e magari non è nelle nostre, come si può dire, Luca, migliori puntate, nel senso che siamo partiti un po' così, non solo in sordina, ma anche con facoltà argomenti mentali. Esatto, abbiamo ridotto le nostre facoltà mentali, anzi ricordiamo, tra l'altro faccio un saluto a quelli che ci ascoltano sempre, ancora una volta li ringraziamo per seguirci, per essere fedeli o quasi, e ricordiamo che comunque anche Saiuz Web Radio per il mese di agosto chiude i battenti, va in ferie, non è vero, perché non andiamo in ferie, non andiamo da nessuna parte, ma magari diamo respiro anche a voi nel non intasare la vostra vita delle cavolate e chiacchiere che appunto facciamo qui. Tra l'altro vi ricordo le due chiacchiere con Saiuz, che praticamente è questo editoriale, rubrica, tenuta da Saiuz per quanto riguarda quello che lui pensa e vi vuole esporre nel suo prettamente storico linguaggio cultural popolare che Saiuz sa tenere saiuziano, esatto, che lui nei 2 o 5 minuti tiene a voi poveri illusi no, che lo state ad ascoltare nelle sue giusto Saiuz io imperterrite. Cerco di dare il meglio di me sempre, però esatto, è quello il problema magari un e quindi po' meno un po', basterebbe, che non lo vedete anche, e quindi vi ricordo che è un pezzo appunto che non lo nominava neanche Saiuz stesso, non lo diceva neanche più ormai, della sua appunto rubrica Due chiacchiere con Saiuz. Andate nel blog www.saiuzwebradio.net e vedete un po' le varie fasce orarie in cui va in onda questa rubrica di Saiuz, un po' diciamo così il pungolo di Saiuz, ci espone delle sue idee riguardanti appunto degli argomenti di solito presi dall'attualità, cronaca o quant'altro di sua scelta, anche storia a volte, nel senso di storico, giusto, giornalistico. Saiuz, correggimi se sbaglio, e quindi nel sito li troverete. Tra l'altro, sì, esatto. Tra l'altro, oltre alle fasce orarie in cui va in onda, se ve lo perdete, che appunto avete magari il piacere di ascoltare quello che Saiuz dice nelle sue divagazioni cerebrali, allora... masochismo puro, dice Luca giustamente, ve lo potete andare a riascoltare nel blog, non è un podcast, e anche questa puntata insieme alle altre, adesso immagino, questa 20ª puntata dei Provvisoriamente i Due Compari sarà a disposizione sul blog tra qualche giorno, quindi ve la potete ascoltare naturalmente con il link tramite YouTube, dove ci trovate con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo. Vi ricordo sempre la trasmissione dei venerdì sera del nostro Riccio Incazzato, il vaso di Pandora, il ciclo di incontri con il Riccio Incazzato che cura l'editoriale invece sul blog da leggere, e questa trasmissione dei venerdì sera alle 21.30, alle 22 dei lunedì ci siamo noi, alle 21.30 dei venerdì c'è il Riccio Incazzato. Questo per quanto riguarda Saiuz Web Radio. Per agosto, stavo dicendo appunto, Saiuz Web Radio chiude un po' i battenti, in particolare chiude i battenti. Non è che Saiuz chiude le trasmissioni dal vivo. No, infatti stavo arrivando,
chiude i battenti per quanto concerne questa trasmissione in diretta dei lunedì sera. E anche il vaso di Pandora. E anche il vaso di Pandora, quindi queste ultime puntate, che questa è la prossima settimana per quanto riguarda provvisoriamente i due compari, quindi lunedì 29, no 30, giusto Luca, che anche prima ho sbagliato, e sarà l'ultima puntata. Anche poi l'esperto del calendario. Lunedì è 30, esatto. Lunedì 30, quindi avremo quest'ultima. Venerdì 27 ci sarà l'ultima puntata del vaso di Pandora, sì. E lunedì 30 l'ultima puntata dei due compari, per poi riprendere a settembre, esatto. Perché avremo anche delle grandi novità a settembre, perché riprenderemo quel discorso con Ricci Incazzato riguardo l'incontro con lo scrittore, che stiamo contattando delle case editrici, quindi faremo delle trasmissioni e ogni puntata parleremo di uno scrittore, parleremo di un libro. Poi benissimo. Ovviamente c'è anche un progetto sulla web TV, una bella trasmissione musicale, però questo vedremo. Esattamente, però esatto. Luca. Anzi, a riguardo ricordiamo, perché non l'abbiamo ancora detto questa sera, che naturalmente stiamo e sto, nella fattispecie nella mia persona, oltre che anche Saiuz ovviamente, ricercando e selezionando delle rock band che vogliono appunto far parte e partecipare a questa trasmissione musicale, non solo su Saiuz Web Radio, ma anche per quanto riguarda una TV, diciamo così. E quindi chi fosse interessato ci può contattare. Naturalmente, sempre per Saiuz Web Radio vale anche il discorso della trasmissione in diretta di lunedì. Per chi volesse venire ospite, contattateci, non c'è alcun problema. Abbiamo e diamo spazio a tutti, anche nel blog e nel sito. Bene, io darei la parola finalmente a Luca, dopo averlo tanto osannato e decantato, nel senso di creando l'attesa e soprattutto la suspense, avendo detto che dovevamo parlare del blog e di quello che ha pubblicato e quindi poi non gli diamo mai la parola, eccoci finalmente giunti a destinazione. Caro Luca, cosa ci racconti? La tua scelta, lo so che è dura. Titoli di cosa? No, scherzo. Titoli, esatto. Nell'angolo, allora, del cantuccio, no, della stanza. infatti, allora, innanzitutto, vabbè, vi chiedevo a voi, ma poi anche agli ascoltatori ovviamente, se per caso avete avuto modo di vedere quel video del quel film che avevo qualche tempo fa recensito, no, Dittatore, no. E no. Comunque speriamo che qualche ascoltatore l'abbia visto, perché è veramente interessante. In tutti i casi, andando su guardiamocilespalle.blogspot.it o .com, sulla colonna di destra, cliccare recensioni film, è possibile vedere il dittatore, cioè vedere la recensione, leggere la recensione del dittatore, e appunto poter guardare anche questo video, dove appunto, che io consigliavo qualche tempo fa. Poi, per quello che riguarda, carissimi, gli argomenti da esporre questa sera, in realtà, come vi accennavo poc'anzi, ce ne sarebbe da dire troppe, perché veramente in due settimane è successo il finimondo. E ovviamente di positivo c'è ben poco. Quello che possiamo fare noi è cercare di lottare giorno per giorno, cercando di evitare perlomeno nel piccolo quelle che sono le consuete chiamiamo piccole truffe, oppure le consuete situazioni che si vengono a creare a causa della disinformazione che ci circonda, purtroppo. Adesso, per dire, ci stanno cercando di vendere in qualche modo, ci stanno facendo passare per buona quella che è stata la manovra fatta qualche tempo fa dal nostro governo, una manovra che è stata fatta contro voglia e che dicono serva per uscire dalla crisi, quando poi vediamo che siamo di nuovo punto a capo. E quindi sul blog non ne ho ancora parlato, non credo neanche che ne parlerò, perché generalmente non tratto mai temi politici, però in questo caso credo che per chi ha voglia e tempo andare un attimino a cercare di guardare, di ricostruire quelle che sono state negli ultimi anni le politiche scellerate nel nostro paese, potrebbe essere interessante guardare a modo, a fondo, cosa è accaduto e come abbiamo fatto arrivare a questo punto, insomma. E poi, cosa importante da guardare, consiglio sempre di guardare sul blog gli argomenti del giorno, sempre sulla colonna di destra della pagina principale, dove appunto vengono trattati gli argomenti più interessanti sotto il profilo dell'informazione.
Avevamo parlato qualche tempo fa del famoso SMS solidale, avevamo parlato tempo prima, dell'obsolescenza programmata, eccetera, eccetera. Andando indietro con gli argomenti, ci sono almeno una trentina di argomenti interessanti sotto il profilo dell'informazione, quindi è ovvio che andare a esporre diventa anche pesante. E per quello invito i nostri ascoltatori, per quelli che sono rimasti almeno a sentirci, di andare sul sito appunto a leggerli di volta in volta, perché vi assicuro che c'è delle cose che possono veramente tornare utili. Alcuni argomenti li conoscete bene, altri poco, altri per nulla, e su questi ultimi credo che sia giusto investire un po' di tempo. Luca, poi, dimmi tutto. Sì, scusami se ti interrompo, magari scrivi pure sulla chat ai nostri amici che ci stanno ascoltando il link, copia e incolla il link del blog, del tuo blog, così magari chi è al nostro ascolto potrà, tramite la chat nel sito, nel nostro blog www.saiuswebradio.net, dopo appunto copiarsi il link che metti a disposizione. Cosa no, dici? giusto, guarda, lo faccio subito, che così sì, come l'idea di... Sì, esatto. Come l'idea di scrivere anche i titoli delle... Esatto, scusi che non è arrivato l'audio. No, dicevo, sì. ho scritto il link del sito del blog, ho postato il link principale, proprio da lì sulla colonna di destra è possibile vedere i macro argomenti. Esatto, sui quali andare poi dopo a spulciare, vedere cosa è più interessante da vedere, da analizzare. Ovviamente colgo l'occasione per dire che è possibile commentare, cosa che è stata fatta in passato e viene tuttora fatta da persone provenienti da tutta Europa, tutto il mondo, anche se per lo più italiani, ovviamente perché è scritto in italiano, e sui quali commentano appunto i miei articoli, dandomi anche dei consigli. Quindi per me è un'ottima cosa questa, perché mi permette anche di approfondire ulteriormente argomenti che magari ho trattato solo di striscio. E poco tempo fa mi hanno chiesto informazione su un articolo scritto, pensato un anno e mezzo fa, e io ho risposto, ho cercato di dare tutto il mio contributo alla causa. E quindi la cosa bella del web è che tutto quello che scrivi rimane, e quindi in tutti i casi è possibile commentarlo anche a distanza di tempo. Io comunque sono sempre disponibile a rispondere, a sentire opinioni o quant'altro. Poi colgo l'occasione per dire anche un'altra cosa, stavolta relativamente al Saiuz Web Radio, che qualora qualcuno volesse, ma penso che voi siete sicuramente d'accordo, qualcuno volesse richiedere qualche argomento in particolare, musicale non, magari noi siamo disponibili a valutare, ovviamente nel raggio di quello che è la nostra conoscenza, e potremmo valutare appunto di affrontare argomenti che magari inizialmente non conosciamo benissimo, per poi magari ospitare qualcuno che ne sa più di noi e fa domande e quant'altro. Cerchiamo di essere anche un mezzo di informazione da questo punto di vista. Perfetto. Giusto, sai? Sì, perfetto, Luca. Perfetto. Gianluca è sparito? No, sto ascoltando come sempre in maniera molto interessata Luca, perché lo trovo sempre straordinario in quello che espone e che ci dice, come lo espone soprattutto, perché io, ripeto, pendo dalle sue labbra e starei ore ad ascoltarlo. Quindi non so, sono qui in religioso oltre che rigoroso silenzio. Ti ringrazio, dire, Luca, questo giro sono stato molto più generico, generale, perché sì, come può, sì, andare ad affrontare certi argomenti in maniera dettagliata diventa a quest'ora soprattutto un po' pesante per chi ci ascolta. Allora secondo me, certo, è giusto andare un pochino a dare spazio innanzitutto alla musica, come è giusto che sia. E tra l'altro dovevamo parlare anche, ora mi è fatto in mente, del primo brano pubblicato dai Jax 77, se sì, non sbaglio. Sì, però non ti preoccupare. Esatto, quindi non so se lo vogliamo andare a sentire o qualche altro brano, oppure sentire, no. Dimmi tu che sei, diciamo, hai l'orecchio esperto. No, vabbè, io ho voluto proporre questo gruppo perché mi era piaciuto e magari qualcuno l'ha potuto riconoscere se ci ha fatto caso appunto
come si può dire, sì, alla trasmissione The Rock Band History, questa rubrica che curo, perché l'ho utilizzato anche il secondo brano che abbiamo ascoltato per lo spot, uno degli due spot che sta girando ultimamente su Web Radio per quanto riguarda The Rock Band History. Quindi niente, lo volevo proporre, lo volevo far sentire come gruppo hard rock spagnolo, tra l'altro, come se non erro, se non ricordo male, perché chiaramente l'ho ritrovato qualche mese fa selezionandolo un po' nel mare magnum del web, e non posso citare, giusto Saiuz, il sito da cui tramite cui, perché sei arrabbiato con quel sito. Anche Roberto di Indie Arts lo è, mi pare, almeno diceva, che se non ricordo male, che salutiamo casomai dovesse essere ascolto. Salutiamolo, che non abbiamo sentito ancora, si vede che è impegnato pure. Va bene, e quindi cari amici, così insomma, se volete possiamo ascoltare un altro brano, non so se vi va eventualmente. Certo. E se no, chiaramente adesso Luca, non so se tu avevi da aggiungere qualcosa. No, l'unica cosa è che non l'abbiamo fatto questo giro, generalmente lo facciamo sempre. Salutiamo Roberto di Indie Arts con il suo sito che curano lui, loro, anzi, che sono più di uno, e speriamo che ci procuri altri talenti o altre giovani promesse della musica. Sì. Stavo dicendo leggera, in realtà non è musica leggera, però comunque in tutti i casi nuovi artisti da intervistare e provare un pochino a immettere sul mercato, diciamo così. Certo, e in merito appunto ascoltiamo il quinto brano, caro Saiuz, così intanto ti puoi preparare, di questo gruppo che si chiama Jags 77 Ministry of non mi ricordo cosa è il nome dell'album, e Ready to Rock anche lo stesso, e questa canzone che si chiama Burning Flames dei Jag 77 ve la consiglio così da ascoltare per sentire un po' di buono hard rock. E qua sentite, anche come al solito, può piacere o no chiaramente, come un gruppo sconosciuto almeno alle masse, come diciamo sempre, invece non ha nulla da invidiare ai grandi gruppi famosi, che per carità, tanto di cappello ovviamente, non vogliamo avere la presunzione e l'arroganza di dire che invece i gruppi bravi e famosi sono scarsi, anzi no, non, questo che sia ben chiaro, io lo dico sempre, specie quando uno è amatoriale o quant'altro, è un po' una critica che chi mi conosce muovo sempre, specie nell'ambito del teatro e della musica a livello locale, dove spesso quattro amatoriali di zona se la tirano facendo credere che quella è la musica rispetto, o il teatro rispetto invece a altri che, grandi come sono delle persone magari splendide, non hanno bisogno di tirarsela o di essere o sentirsi chissà cosa. E bene, quindi caro Saiuz, io andrei, perché l'inizio è anche bello scoppiettante, quindi Luca ascoltalo se riesci ad ascoltarlo più di 30 secondi e poi ci fai sapere che ne pensi. Questo è un brano un po' particolare, poi chiuderemo con Ready to Rock, che dà anche il nome all'album, e l'ho utilizzato appunto in sempre The Rock Band History, e Ready to Rock è il settimo brano, che quello invece è proprio pronti a roccheggiare. Quindi vai Saiuz con i Jag 77 con Burning Flames e roccheggiamo. Voice, just make your back. Call me, save.
cari amici, la... siamo di nuovo in linea. Anche l'associazione. Ecco, l'associazione qui Fì. Vi lascio con le parole. Stavano dialogando Gianluca e Luca, mi cazzeggiavano. Come sì, suol dire. Mi ha interrotto mentre che parlavo. Non parlo mai più. Cioè, non possiamo neanche cazzeggiare per conto nostro, lui ci interrompe solo perché è finita la canzone, incredibile. Vabbè, esatto. Sto ascoltando... Finisce la canzone, facciamo quello che vogliamo, la gente, gli ascoltatori dopo stanno lì che non sentono più niente, no? Almeno abbiamo il primato di essere la radio meno professionale del mondo. Beh, l'importante è divertirsi, no? Certo, certo. Io intanto vi ascoltavo sul nostro blog perché arriva un po' in ritardo rispetto a quando noi ci parliamo, ovviamente. E naturalmente Saius ha detto mi cazzeggiavano. Volevi dire mi cazzeggiavano o mi cazziavano? Saius. Mi cuffiavate. Per cui ti ho riascoltato dopo qualche secondo e ho colto questa cosa. Va bene, cari amici, siete qui sempre su Science Web Radio, sono le 23:36 minuti. 35. Primi. A 35 per te, ma a Treviso. A Treviso, ma con ritardo che poi arriverà in diretta di 20 secondi automaticamente. Quindi, facciamo un rapido calcolo. Facciamo un rapido esatto. calcolo. Se abbiamo iniziato alle 10 circa, sono le 11:30, vuol dire che noi abbiamo cazzeggiato per un'ora e mezza. Cioè, esatto. noi siamo stati in grado di non parlare di nulla per un'ora e mezza, incredibile. Esattamente, incredibile. Però in realtà, chi... in realtà abbiamo fatto abbiamo parlato anche dei Jax 77, questo gruppo che dicevi spagnolo, sbaglio, sì. Gianluca. Sì, sì. Che ho appunto conosciuto sempre ricercando gruppi per il web, per Saius, ma anche da utilizzare come diciamo così colonna sonora, diciamo così, oppure sottofondo per quanto riguarda e concerne le mie rubriche di The Rock Band History. Questo gruppo, che non so se appunto vi è piaciuto o vi piace, che vi volevo appunto far conoscere e proporre, e in particolare l'ultima che ascolteremo quando chiuderemo, che è Ready to Rock, che dà anche il nome tra l'altro l'album che ho utilizzato, come sentirete anche in qualche puntata nello spot di Saius Web Radio per quanto concerne sempre The Rock Band History. Quindi cosa dici, Luca, di questo gruppo? So che non ti entusiasma. No, ottimo gruppo per... da sonorità energiche sicuramente e devo dire che un po' noiosi. No, devo dire veramente che meritano. L'unica cosa non so, non li conosco, quindi non so se loro a livello locale, visto che appunto sono spagnoli, abbiano già riscosso qualche successo, nel senso anche a livello di come dire, concerti, sì. scusa l'orario, sì. diciamo manifestazioni musicali, come per esempio da noi il Super Sound di Faenza, che per band emergenti, mm-hmm. se loro hanno vinto qualcosa del genere o meno, però secondo me musicalmente ne hanno da vendere, poi bisogna vedere il futuro cosa, certo. Cosa faranno, insomma. Ma ti dirò, potremmo anche andare a cercare subito su Google i Jax 77 in età italiana. Anzi, alla Saius. Alla Saius. E vedere cosa ne viene fuori. Questa sera vi ho risparmiato, vi ho risparmiato questa sera, sì, perché sì, non parlate l'inglese, cioè, vi ho risparmiato molto. Quindi, insomma, abbiate un po' di, insomma, anche per l'età, insomma, dai. Anche sì, per... esatto, infatti. No, no, ma non dopo averci fatto arrossire gli occhi i primi 20 minuti, sì, infatti hai deciso di non dire più nulla, quindi... Esatto, per fortuna, perché se le cipolle non bastavano... No, perché io stavo veramente per buttarmi di sotto, però ho detto, vabbè, dai, aspettiamo ancora, dai, prima di fare l'estremo gesto. E quindi... Tra l'altro voglio dire che questo gruppo qui, se riusciamo per dire, adesso non promettiamo nulla ai radioascoltatori, ma se riusciamo per caso a organizzare una piccola intervista, come poi è stata fatta con i Singleton, visto che comunque parleranno sì. inglese, immagino, visto che cantano certo. in inglese, e eventualmente vedremo un pochino se possiamo, ma chi lo sa, iniziare sì. una sorta di collaborazione, un'intervista, chi lo sa.
Sì, si può fare, anche perché guarda, li sto ricercando e ci sono anche in vari siti, vedo qui, a parte l'innominato sito che Saiuz non ci permette di nominare, appunto loro ci sono come official web naturalmente. Poi ricordo, come già detto anche in passato, che questi gruppi che ritroviamo... Non puoi dire il sito, sì. Dai, che stavo scherzando, volevo tenere sulle spine poi i nostri ascoltatori, anche perché io lo consiglio sempre, mando lo spot pubblicitario con quel sito ogni mezz'ora, insomma, dai. Che a questo punto di Luca... Ma se aspettiamo ancora un po' ci ascoltano quelli australiani, perché ormai l'orario secondo me è più adatto a loro che a noi. Oddio, ai ai ai. Sì, no, il sito è www.jamendo.com, sito da cui si attinge spesso appunto per la licenza Creative Commons, gruppi artisti che donano la loro opera, naturalmente non per uso commerciale, come anche nel caso nostro, ma per altro. E devo dire che appunto c'è anche il sito di questo gruppo, e questo è un gruppo che io ho trovato così, ascoltando varie cose, ore e ore ad ascoltare varie cose, e non è un gruppo che ci ha contattato per chiederci di fare pubblicità o per promuoverli, quindi vedete che Saiuz Web Radio aiuta così anche di propria e spontanea volontà chiunque, e immaginatevi se ce lo chiedete o se ci contattate, ci fa altrettanto piacere. Bene, caro Luca, cosa dire? Io vi do anche il sito, che è www.jags77, quindi jags77.com, quindi www.jags77.com, dove troverete appunto le loro cose relative ai Jags77. Comunque, se non avete... Scusate, comunque non avete capito qual è il sito, adesso lo scriviamo anche in chat, visto esatto. Che a quest'ora, perfetto, così basta semplicemente. Esatto. Tra l'altro è bello il sito, tutto in flash. Sì, sì, molto bello, sì. Poi vedi che anche la pagina Facebook. Volevo fare il sito di Saiuz Web Radio in flash, no. C'è solo un problema, il cantante avrà tipo 1000 anni, però sì, no, è bello esatto. Il sito. No, è bello infatti, sì. Che è successo? Di Luca pure. No, scusate, ero andato. Vedi il problema della radio, che mi stavo riascoltando. No, comunque stavo dicendo, esatto. Il sito molto carino. No, solo che generalmente quando lo faccio qualcuno di voi parla, stavolta erano tutti zitti. Esatto. Cioè, tre mongoli, no? Che tutti che ascoltano. E tu rimani lì. È vero, e tu rimani lì in attesa. Un 2-3 stella, no? Tutti fermi aspettando che sì, quello sì. Si rigiri per camminare. Un 2-3 stella, va bene. Quindi tornando a noi, www.jags77.com, ho scritto il nome del sito anche sulla chat. Per chi non si è ancora addormentato, la può fare un bel copy and call e andarsela a vedere. Sito web del gruppo spagnolo, che canto in inglese, anche in inglese, molto carino, in flash. Cercheremo, se riusciamo, se no pazienza, di organizzare un incontro con loro. Tanto che per la tematica si può fare tutto. E esatto. Dopodiché Gianluca, dimmi un pochino tu. Ma io direi che possiamo andare a chiudere, perché sono già quasi meno un quarto, mezzanotte, quindi le 23:43, direi che a questo punto, con i saluti che diamo a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori, in particolare saluto Daniele, non so se ci ha ascoltato, che compie gli anni oggi, a cui faccio gli auguri, e con sua futura moglie lì al suo fianco, immagino e spero, se è potuto venire ad ascoltarci, perché ovviamente poi dipende anche come ha festeggiato il compleanno, e saluto anche tutti i cari amici che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato, poi le varie cose che ricorderemo nella prossima puntata prima di chiudere appunto per il mese di agosto, semplicemente per dare un po' di respiro a tutti voi e anche noi, non perché noi andiamo in ferie, anzi siamo sempre al lavoro in continuazione, e quindi direi che potremmo andare a chiudere. Io passerei la parola a Saiuz, che lo sento un po' taciturno. Cioè no, non lo è sento. Che sono taciturno, è che volevo dire tantissime cose, sai, non me le scrivo mai, me le dimentico, e dato che sono un vecchio insallanuto, quindi automaticamente, come al solito, mi dimentico di dire le cose, cioè è questo il discorso.
Io invece, anch'io mi scuso se non ho citato i locali che volevo citare di questi giorni, tra Mestre, Treviso, Castelfranco e non solo, e Venezia in particolare, che ci hanno permesso anche di esporre i nostri bigliettini. Però vabbè, la prossima volta, prima la dei prossima. Saluti finali, spero. Lunedì prossimo. Perché vola sempre via così, esatto. Sì, perché se non ce la facciamo, The Rock Band History risalta come la volta scorsa. E come mi già dispiace. Successo. No, è successo. Vabbè, non no, volevo solamente ricordare, cari amici, voi dovete iscriverci perché è molto importante il vostro feedback, cioè farci conoscere quello che sapete, anche se volete mandarci a fanculo, lo dico sempre, mandateci a fanculo per email e lo fate tranquillamente e noi siamo molto molto contenti per questo, ok? Va bene così, cioè... per tutti. Scrivete info@science.com, un vaffanculo generale a tutti quanti e via. E voi non se ne parla. Non confondetevi, non confondetevi, non è vaffanculo.com, no, sì. Perché poi beh, sarebbe bello avere un sito del genere, no? No. Cosa ne dito? Dito? Lo dito? Dai. Allora, no, dito. Volevo ricordare www.scienceweberadio.net il nostro blog, www.scienceweberadio.it il sito, che non vi preoccupate, continuate a visitarlo lo stesso, perché io quando ho 5 minuti ci metto ogni tanto le mani e quindi lo rovino sempre di più, quindi non c'è problema. Quindi lo troverete sempre, diciamo, una schifezza sempre di più, insomma, in poche parole. E per quanto riguarda invece i vari appuntamenti, sì, ricordiamo che lunedì prossimo, quindi, anzi, prima parlo di venerdì prossimo, venerdì 27 luglio, ci sarà l'ultima puntata di questa stagione, se vogliamo tra virgolette chiamarla stagione, del Vaso di Pandora in incontro con Ricci Incazzato sulla Web TV. E lunedì 30 luglio ci sarà l'ultima puntata della stagione del I Due Compari. Ripartiremo a settembre con nuove trasmissioni dove... insomma, seguiteci e capirete. E come dicevo quella battuta di Totò, ho detto tutto. O no? Esatto. Come dicevo, ho detto tutto. Si è detto tutto, sì, con Peppino nel film. Totò Peppino è la mala femmina. Io sono un totologo, quindi. Diciamo che anche come citazioni siamo scarsi. E va bene, esatto. Non ti va bene nulla, dillo che ce l'ha con noi, dai, insomma. Ce l'hai con noi, ce l'hai. Ma sono autoironico. Bene o male. Io direi sì, quasi quasi di far partire l'ultimo brano, salutare gli amici tutti quanti, se volete salutare, se non li volete salutare fate vobis, perché insomma non è lo stesso per me, perché io saluto, ok? Io sono una persona educata e saluto tutti quanti. Baci, abbracci e cotillon. Meravigliose giornate. Amen. Saiuz vi abbraccia tutti e vi saluta. Gianluca, con la tua risata, saluta Luca, saluta anche tu, dai. Un bel saluto, scusate sono basito, ma va bene, un grande abbraccio ai nostri ascoltatori, e che dire, saluto Web Radio, guardiamoci spalle.blogspot.com, qualora voleste commentare i miei articoli per dare un'idea, uno spunto per i prossimi argomenti, e ci vediamo la prossima settimana. Esattamente. Bene. Io appunto mi riallaccio a Luca. Scusa Luca, stavi dicendo qualcos'altro forse? Ero io, prendi sempre per Luca, ma dai. Infatti. E allora dicevo, anch'io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato anche questa sera in questa puntata un po' anomala, ci scusiamo magari se abbiamo fatto un po' di vagazioni oppure siamo stati un po' così con veramente le cavità orali disconnesse a quelle cerebrali, giusto Luca e Saiuz? Sì. E quindi con questo ringraziamento di cuore per averci seguito fino a quest'ora, per riascoltarci se volete riascoltare questa puntata o in particolare le precedenti puntate, anche dove abbiamo avuto degli ospiti, che troverete sempre nel nostro blog www.saiuzwebradio.net. Noi vi diamo una buona notte a tutti coloro chiaramente che ci ascoltano dal continente europeo, naturalmente dall'Italia, quindi in particolare e in questa fascia oraria di notte. Una buona giornata, caro Luca, a tutti coloro che dall'Australia ci stanno ascoltando, per cui un nuovo giorno starà sorgendo, è iniziato. Esatto, e una buona serata o continuazione di giornata invece dall'altra parte dell'oceano,
verso il nostro West, Far West, quindi verso le due Americhe, dove ovviamente invece una giornata è in corso e sta per terminare, volgendo poi al termine. Quindi un abbraccio a tutti voi, specie se i nostri connazionali all'estero. Soprattutto al nostro cartello colombiano, cosa importante. Sì, esatto, che no, adesso non dimentichiamolo sapremo mai. Anche non dimentichiamolo mai. La gola, se non bisogna... Esatto, a Saius in particolare, che appunto vedremo tra poco, quando Saius ci darà gli indici d'ascolto, se anche questa sera. Se questa sera Gianluca dovrà mostrare il sedere. Esatto, no, se avrà stretto affari con il nostro Saius, accordandosi con le strette di mano e la sputazza in goppa, man, accordandosi per partite di stupefacenti. Bene, dopo questo, perché no, lo diciamo giusto per completezza, perché quando abbiamo saputo gli ascolti della scorsa e precedente puntata, che appunto ringraziamo per essere davvero numerosi. Ricordiamo che siamo sempre sull'ordine di migliaia di ascoltatori, e quindi noi ci siamo chiesti se Saius ha fatto un accordo, cioè se queste persone, non vi stiamo naturalmente insultando o denigrando, però ci rendiamo conto di come siamo, e quindi ci chiediamo, anzi vi ringraziamo, vi apprezziamo perché ci ascoltate, ma no, baciamo le mani anche. Baciamo le mani e anche puliamo i piedi. Cioè, ci chiediamo se Saius vi dà qualcosa per ascoltarci, nel senso vi droga, e quindi si è fatto qualche accordo particolare col cartello. Stasera quando vedremo i risultati, ci sarà sicuramente qualcuno della Yakuza, perché bisogna anche un po' cambiare. O dalla Russia, dalla Cina ormai, dal Giappone, hanno fatto loro percorso. Cari amici, sono le 23:51, volgiamo al termine con l'ultimo brano, perché ci sarà anche questo da ascoltare, quindi magari non vorremmo far sì che The Rock Band History, che poi andrà in onda a mezzanotte, vi ricordo, con la storia dei Queen, che continua per la 27esima puntata della trasmissione della rubrica Ma la terza, che riguarda i Queen, non vorremmo che saltasse, perché chiaramente anche Ready to Rock dei Jags 77, questo gruppo spagnolo di cui abbiamo ascoltato alcuni brani stasera, tra un pezzo e l'altro, naturalmente come facciamo di solito, non vorremmo che appunto sforasse e non andasse in onda The Rock Band History. Quindi, cari amici, vi diamo appuntamento per lunedì prossimo, il 30 luglio 2012, sempre dalle ore 22, quindi dalle 10 di sera circa, ore italiane, set CET, Central European Time, l'asse di Berlino come segnale orario, Berlino, Francoforte, Roma. Vi aspettiamo numerosi come al solito per l'ultima puntata, perché poi il mese di agosto appunto le trasmissioni delle dirette web radiofoniche e web televisive qui su Saius Web Network andranno in ferie, o chiudono, noi non andiamo in ferie, per ritornare poi a settembre vi faremo sapere. Ciao a tutti e grazie ancora per essere al nostro ascolto, lasciando la parola a Saius. Ciao a tutti quanti, un ciao coloroso da Saius. Vai, un ciao generale, dai Gianluca. Ciao a tutti. È partita la musica. Vi ricordo che avete ascoltato i due compari con Gianluca, Luca e Saius. Buon ascolto. Go Ready to Rock, the Jack 77.